l'ultimo vino che assaggiamo stasera, ovviamente vi siete resi conto, è tutt'altra pasta, tutt'altra sensazioni, ovviamente anche tutt'altro prezzo. Mi rivelate il prezzo, qui siamo su 110 euro a bottiglia l'ultimo, quindi, ed è un Premier Cru Nuit San Giorgio, una delle zone più una zona dove il calcareo è molto, molto profondo, quindi una grande risposta del Pinot Nero. Oltretutto l'annata è la 2007, quindi è la stessa annata, e quindi mi interessava fare questo parallelo. Ma ovviamente è ingeneroso, non è che vince uno, è ovvio che non sono paragonabili per tanti motivi, però è interessante vedere come la stessa annata crei dei vini completamente diversi. È difficile capirsi, intendersi anche sull'annata. Anche questo è un classico, questo Domaine della Pernice fa parte della Viard, che è un proprietario di vari Domaine che quindi imbottiglia vini con varie etichette a seconda della zona dov'è. Quindi questa è la zona di San Giorgio, escono con questa etichetta. Spesso sono acquisizioni fatte nel corso degli anni e quindi incorporano varie famiglie. Però sicuramente è un vino a tutta la concentrazione. Di San Giorgio sono vini, comunque siamo non lontani dalla zona dello Chambertin, quindi sono comunque vini importanti, ricchi, complessi, strutturati. Sono vini che ti impressionano da giovani, ma hanno veramente bisogno di tanta bottiglia per essere apprezzati al meglio. Sentite, ecco, quando dicevo che la dimensione ulteriore del Pinot Nero, no? Finora buono, bello, però ecco, questo è impressionante da come riesce a tirar fuori, al di là delle note fruttate, di sottoposto, floreali, tutto quest'altro putpurri di spezie che magari qualcosa abbiamo già incontrato, dalla cannella al chiodo di garofano, varie note di pepe, cardamomo, un po' di liquirizia, un tocco di oliva, delle note anche qui, dell'incenso, le note di rosa, le note... C'è una nota quasi di bergamotto, del tè bergamotto, queste note fa il balsamico e il piccante, sicuramente un naso molto molto interessante, ma che ha bisogno di aprirsi un po'. Invece la bocca è molto, molto assertiva, è molto, quella carezzevolità, carezzevolezza, boh, qualsiasi cosa voglia dire, è quel carattere carezzevole che ha il Pinot Nero quando è al giusto grado di maturazione. Rispetto a quell'altro ho sentito che questo ha ancora una grandissima vitalità, ha quell'equilibrio particolare che aggiunge materia, sostanza e struttura all'idea del Pinot Nero prima abbiamo assaggiato, però c'ha un'avvolgenza impressionante. Sentite come va in giro per il palato, non graffia mai, non urla mai, non dà mai fastidio, però sentite quanto dura nel palato, quanto ritorna dietro, quanto ritornano questi effluvi di frutta rossa, queste note a volte di frutta candita, caramellata, quasi una nota di arancio rosso, è veramente mutevole, veramente particolare. Poi sentirete quando lo abbinerete al piatto, sarà ancora più divertente di provare le sue evoluzioni, ma già così è uno di quei vini che non si stanca mai di assaggiare, proprio perché ad ogni assaggio c'è una dimensione in più, è come bucciare una cipolla, no? C'è sempre uno strato sotto, però rispetto alla cipolla qui più che si va a fondo è più che buono, è più che tira fuori un carattere, poi questa nota iodata, questo carattere proprio di terroso che viene fuori, però c'è sempre una freschezza impressionante, cioè il terroso ci piace, tutti i vini che invecchiano ce l'hanno, ma non tutti hanno questa forza, questa intensità, e poi questa chiusura fra la prugna e questa nota balsamica che proprio ci fa da Vicks Vaporub, se siete un po' raffreddato, tirate su, e un vino come questo è in grado di farvi sentire queste sensazioni. Ecco, quindi questo è, vi dicevo, un Premier Cru, quindi voi, se avete voi l'idea di che cos'è un Grand Cru, voi raddoppiate pari pari queste sensazioni, avete un'idea di cos'è un Grand Cru. Però vedete bene come la Borgogna è stratificata molto bene, cioè l'uva è sempre quella, ma ogni livello, un po' come le stelle, facevo il paragone ai ristoranti Michelin, visto che sono finite la voce a parlare stelle, perdute, acquistate, bla bla bla. Però ecco, ad ogni stella, ad ogni livello c'è un grado di complessità in più.
però il motivo è quello, l'uva è sempre quello, è sempre il pino nero che si ammanta ad ogni livello di altre connotazioni, di altri livelli, di altre intensità. È ovvio che il prezzo purtroppo va di pari passo, ma è anche vero che le emozioni che sono concentrate in questo bicchiere sono difficilmente paragonabili, non è solo una somma, è una moltiplicazione di sapori e di sensazioni che sono veramente entusiasmanti. Oltretutto, ripeto, partendo dalla stessa uva, a Bordeaux c'ho Cabernet, Merlot, c'ho l'abbinamento, l'assemblaggio, il taglio, qui è un'uva sola che ogni vigneto cambia con gli anni, ma soprattutto dà sempre quell'impronta lì, quindi è veramente la Borgogna non è facile da raccontare, non è facile da scoprire, richiede più attenzione e richiede una dedizione particolare, un po' come succede per certi champagne. Però spero vi siate resi conto che già questa piccola esplorazione ha aperto dei mondi molto, molto particolari. Poi si può andare anche un po' a caso, però ecco, avere delle linee di lavoro, ecco, ammantiamoci di serietà, non siamo solo a bere e mangiare, siamo a studiare. Ecco, quando uno sta a studiare la Borgogna, ecco, bisogna seguire un po' un filone, suddividere per zone, cercare di approfondire, potete selezionare un villaggio, un comune, tutti i premier cru, però veramente ognuno ha una sua storia ed è impressionante, non so chi di voi è andato a visitare la zona, è veramente... I fazzoletti di terra sono piccolissimi, basta andare da una parte all'altra della strada che cambia tantissimo il valore. E i vini sono straordinariamente diversi. Vi ripeto, è un po' come il champagne, più si va agli estremi della zona di coltivazione dell'uva e più piccole variazioni creano drammatiche conseguenze nel vino. Drammatiche nel senso grandi, non nel senso negative. Drammatiche anche per il portafoglio, perché se andate a comprare da un vigneto all'altro cambia tanto. Il problema è che poi andate in Borgogna a comprare vino e non lo trovate, perché nelle aziende nessuno lo vende. Se vi va bene ve lo fanno assaggiare dalla botte e poi quello avanza il bicchiere dovete ributtarlo dentro. Quindi buttatelo giù, perché no, quello ve lo fanno ributtare. In effetti c'è uno con tutta la buona volontà, non è tirteria, che hanno quella botte lì, giustamente se ve lo fanno assaggiare, se vengono 100 persone in una giornata e vanno via due casse di vino. Quindi giustamente quindi questo qua giù è sicuramente, per mettere a vostro agio, l'alcol disinfetta, però sicuramente ci sono i bicchieri di tantissimi visitatori della Borgogna, forse quello l'ulteriore elemento di terroir. Il valore aggiunto. Dopo 300 anni è un valore aggiunto notevole. Però ecco, sicuramente poi il carattere dei borgognoni è molto diverso, cioè a Bordeaux ci sono i signori e te la fanno un po' pesare, a Borgogna sono persone molto più schiette e dirette, però giustamente sono persone che non è facilissimo arrivare con tutto questo, dicevo, il sistema economico, non è così facile arrivare poi riuscire a farcela. Chi ce la fa crea delle tradizioni impressionanti, bellissime, che tutto il mondo ammira, e per certi versi la Borgogna è veramente l'apice massima della complessità del vino, cioè arrivare a capire la Borgogna è veramente l'ultimo passo della vita di un appassionato di vino e di un sommelier, è l'ultimo passo perché finisce soldi, primo motivo, però è anche l'ultimo passo perché ci arriva dopo che si è stancato tutti gli altri vini. Della Borgogna non c'è verso di stancarvi, perché io adesso vi ho portato questo per me cru, ma ve ne portavo altri 5 o 6 di San Giorgio, erano tutti diversi, cioè tutti con le stesse note ma giocate con accordi diversi. E quindi uno dopo un po' o impazzisce oppure ha deciso che d'ora in poi bere solo Borgogna, è come quello, ma io ascolto solo Beatles, uguale, io bevo solo Borgogna, sembra uno snobismo, ma in realtà anche solo in questa piccola esplorazione spero che siate resi conto che in realtà anche bevendo solo Borgogna, anche solo Borgogna rosa, si vive una vita completa e felice. Buon proseguimento. Grazie. Grazie.